300 cittadini napoletani hanno partecipato questa mattina all'esercitazione della protezione civile per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. Da 4 punti di raduno, nei quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Chiaiano, sono partiti 8 autobus verso le stazioni dei treni di Piazza Garibaldi, Villa Literno e Afragola. Nell'eventualità di un allarme rosso per il pericolo di eruzione vulcanica, la popolazione della zona rossa dei Campi Flegrei, circa 500.000 di persone, sarà allontanata entro 72 ore dall'area a rischio. Ciascuna amministrazione comunale che ha fatto una grandissima azione di sensibilizzazione insieme alla Regione Campania, quindi da questo punto di vista mi ritengo soddisfatto. C'è una seconda parte che ovviamente la parte del test dell'attività esercitativa e quindi tutta quella che è l'analisi della risposta del Sistema Nazionale di Protezione Civile all'intera attività esercitativa. È andata decisamente bene, abbiamo registrato la partecipazione di centinaia di cittadini che si sono recati presso le aree di attesa di Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Chiaiano e che massicciamente hanno partecipato, si sono informati, insomma si sono avvicinati a quello che si chiama sistema di protezione civile. Nello scorso weekend la protezione civile aveva allestito diversi punti di informazione in città. Test esercitazione Campi Flegrei 2024. Questo è un messaggio di test IT Alert. E in corso la simulazione di una possibile attività. Poi venerdì 11 ottobre alle 17 un avviso ha raggiunto i cellulari di tutte le persone presenti al momento in Campania, simulando l'allarme che darebbe inizio al piano di evacuazione. Questa è la postazione operativa dell'area d'incontro in cui il comune si interfaccia con gli altri enti, la regione e il Dipartimento Nazionale, e sono presenti anche le associazioni di volontariato con la funzione telecomunicazioni. Qui veniva seguito anche attraverso l'ANM il percorso dei pullman attraverso la geolocalizzazione presente sui vari pullman, quindi sapevamo in tempo reale dove si trovava l'autobus e quando sarebbe poi arrivato qui in Piazza Garibaldi. Ogni quartiere di Napoli ed ogni comune della zona rossa sono abbinati ad una regione italiana che ospiterà, se vi fosse la necessità, i cittadini evacuati. L'esercitazione continua, ci saranno ovviamente i cittadini che saliranno a bordo e che saranno trasportati nella realtà nella regione Lombardia. Però adesso, per motivi ovviamente di carattere esercitativo, ci fermeremo alla stazione di Aversa e approfitto per ringraziare anche Ferrovie dello Stato italiane. I prossimi passi: continuare l'esercitazione eventualmente testando anche l'esodo autonomo, perché lo ricordiamo, oggi abbiamo testato l'esodo assistito, che è una delle due modalità, e divulgare in maniera capillare i contenuti di piano anche attraverso le associazioni, attraverso le parrocchie e le scuole che già stiamo coinvolgendo.